Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video dedicato ad alcune delle novità editoriali che potremo trovare in libreria nel mese di marzo. Ci sono un po' di libri, devo dire che questa volta rispetto al mese scorso ce ne sono un po' di più che mi attirano, che comunque mi incuriosisce leggere e quindi direi di partire subito con il primo libro che io come al solito ho scritto sul mio quaderno. Il primo si intitola L'amica perfetta ed è stato scritto da Teresa Driscoll, spero si pronunci così. È praticamente la storia di Sophie che sta facendo un viaggio in treno con suo marito. A un certo punto riceve all'improvviso la telefonata che il figlio di 4 anni ha avuto un incidente. Quindi lei, che si trova a chilometri di distanza ormai, deve ritornare indietro per raggiungere il figlio ed è una corsa contro il tempo. Mentre fa questo viaggio, si chiede se affidare il figlio a Emma, la sua nuova amica, sia stata la scelta giusta, perché Emma era una donna arrivata in paese da poco, sulla quale giravano un sacco di maldicenze. Lei però ha voluto darle fiducia e affidarle suo figlio. Solo che adesso che c'è questa situazione, lei si chiede se non ha fatto un tragico errore. Poi scoprirà una verità che le cambierà la vita. Ovviamente non sappiamo qual è questa verità e dobbiamo leggere il libro per scoprirlo. Il secondo libro si intitola Sola sull'oceano ed è stato scritto da Mary Higgins Clark, sempre sperando che sia giusta la pronuncia. È praticamente la storia di un viaggio inaugurale di una nave da crociera molto lussuosa con ospiti illustri. Tra questi ospiti c'è Lady Emily, che per la prima volta indosserà la collana di smeraldi appartenuta a Cleopatra. E su questa collana c'è una maledizione. Dicono che chiunque la indossi in mare non vivrà abbastanza per arrivare a riva. Nessuno crede a questa cosa, pensano tutti che sia solo una leggenda, ma in realtà Lady Emily viene trovata morta. Quindi si deve indagare, la collana è sparita, quindi oltre al cadavere c'è anche la sparizione dell'oggetto, diciamo, della maledizione, e c'è una lunga lista di sospettati e una matassa molto intricata da sciogliere. Questo è un classico giallo, però secondo me, essendo ambientato su una nave da crociera, potrebbe essere, come dire, un po' diverso dagli altri. Il terzo libro si intitola La ragazza della villa delle stoffe ed è stato scritto da Anne Jacobs. Qui siamo in Germania nel 1916. Marie, la protagonista, arriva alla villa delle stoffe, chiamata così perché i proprietari hanno un impero, di stoffe, quindi vendono stoffe e hanno creato un impero. Arriva a questa villa per lavorare come cameriera. E dopo poco tempo, Paul, che è il figlio e unico erede di questo impero di tessuti, chiede la sua mano. Quindi lei si ritroverà da cameriera a proprietaria della villa e proprietaria di questo impero di stoffe. È molto felice, anche molto invidiata dai suoi ex colleghi camerieri, però questa felicità non durerà così a lungo più alla Prima Guerra Mondiale. Quindi il marito, Paul, viene chiamato al fronte. Inoltre la villa si trasforma in ospedale per accogliere i feriti, quindi lei si dovrà occupare di gestire la fabbrica delle stoffe, di gestire la villa e di gestire anche il fatto che casa sua è diventata un ospedale che accoglie comunque le persone ferite al fronte. Inoltre, nel frattempo arriva una lettera che la informa che suo marito è disperso e proprio in questo momento arriva alla casa un ufficiale ferito del quale lei si prende cura e che probabilmente riuscirà comunque a sedurla con il suo fascino. Quindi, insomma, è una storia, diciamo, d'amore ambientata in un periodo molto acceso che è quello della guerra, quindi sono sicura che sarà una di quelle storie romantiche da leggere magari per rilassarsi e per non pensare troppo. Io i libri così dove c'è la classica storia d'amore, magari anche un po' scontata, un po' banale, però li considero sempre, come dire, terapeutici per i momenti di eccessivo stress. Quando proprio non ho voglia di pensare, leggo una storia d'amore di quelle classiche e va benissimo così. Il prossimo libro si intitola A un metro da te ed è stato scritto da Rachel Lippincott. Questo è un libro, diciamo, che ha due protagonisti adolescenti, però, pur essendo una storia e un romanzo che era proprio classificato per la letteratura, diciamo, dei più giovani, a me ispira molto. Si tratta di, due ragazzi che
Entrambi hanno purtroppo una malattia che li costringe ad andare avanti e indietro per ospedali. Lui è un tipo un po' ribelle, che non ha nessuna voglia di curarsi e sta aspettando di compiere 18 anni per fuggire e girare il mondo. Invece la ragazza è molto più scrupolosa per quella che è la sua malattia, che consiste in difficoltà di respirazione, difficoltà a livello polmonare, talmente gravi da costringerla a tenere il mondo ad una distanza di sicurezza, perché qualsiasi minima infezione che lei potrebbe prendere le pregiudicherà per sempre la sua possibilità di salvezza, che è il trapianto. Quindi se lei prende un'infezione polmonare, questo trapianto non lo può fare, quindi tiene sempre tutti un po' a distanza. Questi due ragazzi si incontrano, si conoscono e cominciano a legare, cominciano ad innamorarsi, però c'è sempre questo problema della distanza di sicurezza, quindi non possono mai avvicinarsi a livello fisico, devono stare a 1 metro di distanza. E questo legame che stanno instaurando comincia, come dire, a far sembrare questa distanza di sicurezza una vera e propria gabbia, tanto che arrivano al punto di chiedersi se uno strappo alla regola potrebbe, come dire, essere così tanto fatale e causare delle conseguenze così tanto gravi. Quindi cominciano a pensare di abbandonare un po' questi schemi. Questa è una storia d'amore, magari adolescenziale, che però comunque vi devo dire la verità, mi ispira. Però, insomma, se poi lo leggerò, comunque vi farò sapere. L'ultimo libro si intitola La ragazza dai guanti bianchi ed è stato scritto da Lush Fleming. Si tratta del ritrovamento di un diario rilegato in pelle all'interno di un'antica villa nello Yorkshire. Praticamente un uomo trova questo diario e comincia con una donna che si chiama Rachele una fitta corrispondenza per cercare anche un po' di capire questo diario a quale persona si riferisce, perché in questo diario ci sono scritte un po' di storie e si parla spesso di una ragazza. Queste ricerche porteranno addirittura nel 1666, quando Rachele scoprirà di essere in qualche modo legata ad una ragazza che a quell'epoca era fuggita da quella villa, in seguito alle persecuzioni religiose e aveva deciso di dare una possibilità, a se stesse di viaggiare e di incamminarsi verso il nuovo mondo. Questo è uno di quei libri che mi ispirano perché portano indietro nel tempo, in un'altra epoca. Quando ci sono quei libri che raccontano un pochino altre epoche, che comunque fanno rivivere delle storie molto più antiche rispetto al mondo nel quale noi viviamo, di solito ne sono abbastanza attratta. Questi sono i libri che ho selezionato per il mese di marzo. Fatemi sapere nei commenti cosa volete leggere voi invece, magari un libro che io non ho nominato ma che vi ispira. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.